Sono Vittorio Sgarbi, mi sentite? Sgarbi! Ecco, sì, mi chiamo da Silverson. Salve, sì. Della Formula 1? Sì. Sì, sono venuto a seguire la Formula 1 e ad assistere alla vittoria di Fernando Stronzo. No, Alonso. Vabbè, insomma, ovviamente della gara me ne frega un cazzo, quindi ho seguito l'evento solo perché ai paddock c'è molto pelo. Solo per quello. È vero. Ferrari, ti piace il pelo o sei ricchione? No, è la prima. Ah, meno male, perché sei già stronzo e testa di cazzo, ci mancava solo ricchione. Ma torniamo a noi. Comunque niente di male anche nel caso. Ieri sera, dopo la gara, sono uscito a cena con Roberta Buttani. Chi è? Una ragazza di 23 anni, molto preparata sulla Formula 1, ma sì. Siccome a me della Formula 1 non me ne frega un cazzo, giusto, l'ho portata in albergo e abbiamo fatto bum bum. Bum bum, mancherai bum bum. Sì. Complimenti, alla sua casa. Questa mattina, quando ci siamo svegliati, Roberta mi ha manifestato una chiara intenzione di instaurare un legame duraturo con me. Cioè? In pratica mi ha chiesto di diventare il suo fidanzato. E tu cosa hai fatto? Le ho chiamato subito un taxi e fuori dai coglioni! Basta! Eccola qua. Parli del diavolo e spuntano le corna. Questa è lei, Roberta Buttani Ciel. Pronto! Ciao Vittorio, sono Roberta Buttani. Sì. Senti, non ho capito come interpretare la mossa che hai fatto questa mattina. Ma bella, hai chiamato un taxi perché ci tieni a me o perché volevi mandarmi via? Guarda Roberta, non rompermi i coglioni, va bene? Ti è andata bene perché le altre donne dopo l'atto sessuale le spingo giù dal balcone. Ecco, con te invece ieri sera ho dovuto chiamare il taxi perché la camera era piano terra. E vaffanculo! Ma vaffanculo te! Hanno fatto bene quelli di Conversano a mandarti a quel paese, cretino! Fanculo stronza! Capra! Ignorante! Calmi, Sgarbi! Calmo, Sgarbi. Pronto, DJ Angelo? È agitatino lei. Ferrari, scusate per il piccolo siparietto al quale avete dovuto assistere. Certo. Sì, ma che cosa è successo a Conversano? Abbiamo visto degli articoli, abbiamo visto il che... Niente! Non è successo niente, un cazzo di niente! Ma è tutta una montatura della stampa immondizia! Ah, sì? Allora, dalla regia ci dicono che c'è un file. Ecco, allora te fanculo. 8 luglio, comune di Conversano. Vittorio Sgarbi si trova in piazza per parlare di libri davanti a una folla di persone. Contestato per le sue osservazioni sull'eolico pugliese, che a suo dire deturpa il paesaggio sotto la minaccia delle infiltrazioni malavitose, Sgarbi si lascia andare e inveisce sul pubblico che dissente. Nasce una bagarre che ha costretto Sgarbi ad abbandonare il palco e andarsene sotto scorta, come fa Roberto Ferrari quando le serate in discoteca buttano male. Vittorio Sgarbi arriva a dare del drogato e spacciatore ad una persona tra il pubblico. Il tutto testimoniato da questo file audio. Sei un ubriacone, drogato, drogato morto, sei drogato e ubriaco e vai arrestato perché spaccia droga, quello sei tu. Possiamo. Drogato, schifoso, drogato, spacciatore, drogato, spacciatore. Scusate, ho un ruolo nel quale non mi sono mai trovata. Vi chiedo la cortesia di mantenere un livello di ospitalità. Insomma. E ritorniamo a parlare del libro per tutti. Amici, per favore, sono Roberto Ferrari, calmatevi! Per favore, calmatevi! Sei un ubriacone, drogato! Drogato morto! Sei drogato! Ciao Vittorio, ciao, calmati! Drogato! Ubriacone drogato! Per me lo fa apposta, per me, dai! Non può essere! Ciao belli! Ciao belli!